Ciao, sono Angelica del Bookblog e siamo qui con Luis Prats Martinez, vincitore del premio Strega per la categoria dei ragazzi, con il libro Achico, il cane che aspettava. E vorrei rivolgerle alcune domande e partirei chiedendole come mai ha deciso di cambiare un po' il target, cioè dai comunque sia romanzi storici e saggi artistici alla letteratura per ragazzi. Bueno, porque yo hace muchos años que doy clases a niños, entonces conozco bien qué tipo de vocabulario y qué tipo de historias les gustan, y entonces decidí escribir esta historia para que se les quedara en el corazón. E ci faremo aiutare dall'interprete. Io da molti anni frequento i bambini come insegnante e quindi conosco i loro gusti, conosco il linguaggio giusto per loro e volevo che questa storia restasse nel loro cuore perché credo che sia una storia importante. A proposito della storia, come l'ha conosciuta e perché proprio l'ha colpita in modo così particolare? Yo la conocí de pequeño en una revista infantil, después, años después vi la película y me di cuenta en mi idioma, en catalán y en castellano no existía una novelita sobre Hachiko y pensé que era muy buen tema y muy adecuado para la edad de niños de 8 o 10 años. L'ho scoperta da bambino grazie a una rivista per bambini appunto, poi anni dopo ho visto il film e mi sono reso conto che non esisteva una versione in catalano o in castigliano destinata ai bambini e quindi ho pensato che invece bisognava che ci fosse. Ok, le ultime due domande. Come si è sviluppata la storia, la scrittura, dall'ispirazione a un po' la revisione finale? La storia era sencilla da scrivere perché la storia di Hachiko si può spiegare in 10 pagine. Lo complicato era encontrar un tono adecuato per niños e luego incorporar elementos visuales, metafóricos, poéticos, porque es una historia muy bonita puesta con una prosa poética. Ese fue el reto y la historia se sigue, la historia de Hachiko real como sucedió, pero incorporando estos detalles de colorido. La storia di Hachiko è una storia semplicissima, si può raccontare in 10 pagine, però il difficile è stato incorporare in questa storia tutti i dettagli poetici, metaforici, che la rendono ricca e meritevole di essere letta. Ok, per concludere, hai in mente un altro romanzo? Se sì, sempre per ragazzi? Ahora sí, he terminado de escribir una saga de 5 libros llamada Penny Berry. El primero ha sido publicado en Italia, Penny Berry e la pozione magica, y el quinto será publicado en España en unos meses. Sì, ha appena terminato di scrivere una saga fantasy che ha come protagonista Penny Berry. Il primo volume, Penny Berry e la pozione magica, è già stato pubblicato in Italia. Il quinto sarà pubblicato in Spagna fra pochi mesi. Ok, allora la ringraziamo e complimenti ancora. Grazie, grazie a lei.